le sedute dell'11 e del 12 dicembre. Dibattito sull'assestamento del bilancio 2012. Seduta straordinaria sulla SLA. Le proposte di legge dei ragazzi in aula. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale, nelle sedute dell'11 e 12 dicembre, ha svolto il dibattito generale ed iniziato l'esame dell'assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012. Nella mattinata del 12 dicembre, l'Assemblea si è riunita in sessione straordinaria sui finanziamenti per le persone affette da malattie neuromuscolari. Nel pomeriggio ha approvato la delibera che proroga per 3 mesi la durata della Commissione speciale di indagine conoscitiva sui fatti concernenti la sanità, gli appalti pubblici e la gestione delle gare di appalto bandite dall'SCR. Focus. Iniziato nella seduta dell'11 dicembre l'esame dell'assestamento di bilancio con le relazioni e il dibattito generale. Nonostante i continui minori trasferimenti che riceviamo dallo Stato centrale, la Regione Piemonte è riuscita ancora a dare i servizi essenziali ai cittadini, in particolare per quanto riguarda la sanità e l'assistenza, e anche trovare le risorse per il settore della cultura, che è un settore che riteniamo molto importante per la nostra Regione e che sta dando anche numerosi posti di lavoro. La giunta Cotta è un po' come il signor Tentenna, non decide mai. Da 2 anni e mezzo dice che ci sono gli sprechi, però ogni anno chiudiamo il bilancio con più debiti, con più mutui e senza un'idea precisa del futuro. Io credo che questa giunta debba decidere, o se no è meglio che vada a casa. Il dibattito, proseguito anche nella seduta del 12 dicembre, si è focalizzato sull'avanzo di amministrazione di 400 milioni di euro, che verrebbe meno in base alle cifre evidenziate nell'assestamento al bilancio 2012. La mia proposta è quella di realizzare sull'intero territorio regionale la casa del ventilato in reparti di strutture ospedaliere dismesse o nelle case di riposo per dare una dignità ai malati con patologie gravemente invalidanti. Articolato dibattito nella seduta straordinaria del 12 dicembre sui malati non autosufficienti di SLA e di altre patologie neuromuscolari invalidanti. È intervenuto anche l'assessore alla sanità Paolo Monferino, che ha spiegato che i pazienti affetti da SLA in Piemonte sono 452, di cui più di 140 assistiti a domicilio con particolari apparecchiature. Il Consiglio regionale oggi ha invitato l'assessore Monferino a continuare nel manifestare la presenza della giunta regionale vicino ai malati di SLA e alle loro famiglie. Nella passata legislatura è stato impostato l'utilizzo gratuito e l'acquisto da parte delle famiglie dei comunicatori. Con una delibera del 2009 abbiamo impostato e poi finanziato un assegno di cura, un percorso che è stato riconosciuto di straordinaria importanza a livello nazionale. L'attuale governo regionale continui su questa strada. Le famiglie dei pazienti che hanno la SLA devono sapere di non essere soli. Il Piemonte è tra le 7 regioni promosse dal Forum delle Associazioni per quanto riguarda l'attività legislativa e amministrativa in materia di politiche familiari. Dalla pagella, stilata analizzando i dati dell'ultimo triennio, emerge in particolare l'introduzione di criteri di perequazione legati al nucleo familiare e una decisa attuazione del principio di sussidiarietà. Le altre regioni che hanno superato l'esame sono Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. In breve. Abbiamo ritenuto di far partecipare questa classe a questo progetto di ragazzi in aula ed è stata effettivamente un'esperienza, io credo, molto significativa per ragazzi che sì, studiano diritto nel loro percorso scolastico, però hanno la possibilità di vedere qui concretizzate le loro conoscenze. Quindi ho reputato che questa esperienza possa veramente essere significativa nel bagaglio culturale di questi ragazzi. Una volta all'anno a sedere nei banchi dell'aula sono i ragazzi degli istituti superiori piemontesi. A loro tocca presentare e votare proposte di legge simulando i lavori dell'Assemblea legislativa. 6 le proposte di legge selezionate per l'edizione 2012, 3 quelle approvate.
Noi del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Pino Torinese abbiamo presentato la proposta del Consiglio Regionale dei Ragazzi, in cui si ritroverebbero, qualora fosse approvata, tutti i membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi di ogni singolo paese del territorio regionale per confrontarsi sulle varie attività e varie idee portate avanti nel proprio comune. Abbiamo deciso di fare questa proposta perché ci è sembrato una cosa davvero importante pensare a chi è meno fortunato di noi, quindi comunque a persone che soffrono come malati terminali, come possono essere malati di cancro, malattie degenerative, e secondo noi è davvero importante che queste persone e i loro familiari vengano informati della possibilità di accedere a delle cure che potrebbero migliorare l'ultimo periodo della loro vita, e quindi secondo noi è veramente essenziale che la Regione Piemonte diventi all'avanguardia come molti altri paesi europei. Tra il pubblico, sei studenti, un insegnante e il presidente di un quartiere del comune di Timișoara in Romania, dove nel 2011 è nato, prendendo spunto da ragazzi in aula, Tineri Decide, i ragazzi decidono. Siamo venuti qua come ospiti dalla Timișoara, Romania, città Timișoara, Romania, perché in 2009 ho avuto piacere a Mastri da conoscere il vostro progetto Ragazzi in Aula, per quale mi è venuta l'idea di implementare in Timișoara, e così abbiamo riuscito ad arrivare a seconda edizione e sono qua con dei ragazzi che hanno vinto a Timișoara. A noi si chiama progetto Ragazzi Decidono, a livello del consiglio locale, non consiglio regionale. Anche quest'anno il Consiglio regionale, nonostante i tempi di crisi e le ristrettezze economiche, ha ritenuto di compiere il proprio dovere nell'ambito del sostegno alla cultura, e quindi in collaborazione con l'Archivio di Stato di Torino, che ringrazio, abbiamo voluto realizzare il libro Strenna per l'anno 2012. Si tratta di un libro, una copia anastatica ovviamente, storico di Robilan, è un titolo francese perché il libro è scritto in francese, dell'utilité et de l'importance de voyage et de course. Riteniamo che sia quindi un'opportunità per chi avrà la possibilità di vederlo, di fare un viaggio nella storia, ma di vedere anche un libro che differentemente sarebbe rimasto chiuso in un archivio. Una sorta di Erasmus militare ante litteram. Potrebbe essere definito così il viaggio al centro del racconto, dell'utilité e dell'importance de voyage dans son propre pays, scritto nel Settecento da Spirito Benedetto Nicolis di Robilan e conservato all'Archivio di Stato. La ristampa integrale del volume è stata promossa dal Consiglio regionale, curata dall'artistica editrice di Savigliano e presentata giovedì 6 dicembre a Palazzo Lascaris. Il direttivo della Federazione regionale piemontese dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, AICRE, presieduto da Valerio Cattaneo, si è riunito a Palazzo Lascaris per programmare il piano di lavoro per il 2013. Approvata anche la risoluzione per la convocazione di un'assemblea convenzione costituente capace di concludere i propri lavori entro la fine del 2013, in modo che il nuovo trattato costituzionale possa essere ratificato mediante referendum popolare europeo, da abbinare alle elezioni europee del 2014. I nuovi e più incisivi controlli della Corte dei Conti sulle autonomie locali, l'impasse sulla riforma delle province e l'adeguamento costituzionale al pareggio di bilancio dovuto al cosiddetto Fiscal Compact. Su questi argomenti si è tenuto a Palazzo Lascaris il convegno sul riordino delle province e delle autonomie locali, organizzato dal Consiglio regionale con il gruppo editoriale Leggi d'Italia. La relazione giuridica è stata svolta da Giancarlo Assegiano, consigliere della Corte dei Conti, sezione piemontese. A causa della sua importante posizione geografica, l'Italia rappresenta uno tra i confini più facilmente attraversabili per i flussi di immigrati clandestini e trafficanti. L'antropologa Desiree Pangertz decide alcuni anni fa di ripercorrere all'incontrario una delle rotte principali di questo mercato illegale, quella che passa attraverso il cuore dei Balcani e approda in Italia tramite la porta verso Oriente, il Friuli Venezia Giulia. Il racconto del suo viaggio, il traffico degli invisibili, migrazioni illegali lungo le rotte balcaniche, è stato presentato il lunedì 10 dicembre a Palazzo Lascaris per il ciclo Filo Diretto. Il libro tratta di una piega sociale a molti poco conosciuta, ovvero il traffico di esseri umani, un crimine globale, e in questo testo viene affrontato su tutto
tutti i diversi aspetti. Viene presa in considerazione la normativa internazionale del caso, quella italiana, viene fatto cenno al modello italiano di contrasto alle mafie che ovviamente sono coinvolte nella gestione di questo traffico. E poi gran parte del volume è dedicata alla mia esperienza sul campo, infatti sono stata impiegata dal Ministero degli Affari Esteri come program officer per 2 anni in Bosnia e Erzegovina e lì ho potuto appurare proprio con i miei stessi occhi qual era la realtà di questo paese balcanico. Le foto di un'epoca in mostra a Caluso. Dal 15 al 20 dicembre il chiostro del convento dei frati francescani minori di Caluso ospita la mostra dalla carrozza all'aereo. I piemontesi e i mezzi di locomozione nella fotografia dal 1860 al 1960. Il progetto della consulta delle lettere del Piemonte, Una città sicura, l'approccio di genere alla sicurezza urbana, manuale di interventi sulla città per la sicurezza delle donne e delle persone vulnerabili, è stato presentato ad Asti e a Novara. L'ufficio di presidenza, su proposta del presidente Valerio Cattaneo, in considerazione dell'attuale fase di contenimento dei costi e di razionalizzazione della spesa, ha disposto la chiusura delle sedi del Consiglio regionale nelle giornate del 24 e del 31 dicembre. Inoltre, Palazzo Lascheris rimarrà chiuso anche nei sabati 22 e 29 dicembre 2012 e 5 gennaio 2013.